Una serata, quella di lunedì, che ha visto Piazza 29 Maggio a Camaiore trasformarsi in un palcoscenico di musica ed emozioni grazie al concerto gratuito di Paolo Iannacci e la sua band. Un evento attesissimo che ha richiamato un pubblico record riempiendo la piazza fino all'ultimo spazio disponibile, creando una bella atmosfera sotto le stelle. Il cantautore milanese, figlio del leggendario Enzo Iannacci, ha incantato i presenti con una performance memorabile. Alternando i suoi brani originali ai successi del padre, Paolo ha saputo toccare le corde più intime degli spettatori, suscitando applausi calorosi e continui. La sua interpretazione delle canzoni di Enzo ha riportato alla mente e al cuore dei presenti la poesia e l'ironia che hanno reso immortale il repertorio del grande artista milanese scomparso. Una tuttina per andare ad abitare in città grande, piena luci, gioielli. Con la scomparsa di tuo padre, nessuno canta più o scrive più canzoni dedicate a Milano e alla milanesità? Io le canto e quindi sono felice di poterle portare avanti, di poter raccontare il mio paese, la mia città più che il mio paese, anche se Milano è un paesone. E quindi raccontando la mia città racconto anche le piccole storie che poi diventano grandi, che sono storie di esseri umani che portano dentro di loro le storie della società e quindi sono omnicomprensive. Un'intensa estate, quella voluta dall'amministrazione comunale camaiorese, nel segno delle emozioni e dei ricordi che la musica sa offrire.